Alla scoperta della sindone. Storia e teologia della sindone di Torino. A cura di Don Mimmo Repice. Una produzione Radio Più Roma. La sindone può dilatare il nostro sguardo sulla resurrezione di Cristo? Lo studio della sindone certamente aiuta. La sindone ha avvolto un cadavere, ma quel cadavere a un certo punto è scomparso. Nessuno lo ha portato via dal lenzuolo, altrimenti le tracce di sangue ne porterebbero le conseguenze e risulterebbero non così chiare e nitide come noi oggi le possiamo vedere. Quindi la sindone ci riporta al sepolcro di Cristo. E anche il sepolcro è vuoto, così come quel lenzuolo che avvolgeva l'uomo della sindone. E anche il sepolcro fu svuotato del proprio contenuto, come ci ricorda bene il Vangelo di Giovanni. Il sepolcro vuoto è quasi un'indicazione stradale sulla via della resurrezione di Gesù dai morti. Di per sé il sepolcro vuoto non è decisivo, non è dirimente. Infatti Pietro entra e si ritorna a casa pieno di stupore. Giovanni invece entra e torna a casa pieno di fede, come dice il Vangelo. La differenza sta nel fatto che Giovanni aveva assistito alla sepoltura ed è plausibile che vi partecipò direttamente facendo delle cose. Giovanni aveva visto come Gesù era stato posto nel sepolcro, come era stato messo nel lenzuolo, come erano stati utilizzati i vari teli. Aveva visto Nicodemo utilizzare gli oli aromatici, che aveva portato tanti oli aromatici, quasi 30 kg. Pietro invece tutte queste cose non le sapeva, non le poteva conoscere, perché era nascosto, era scappato. E quindi Pietro vede ma non comprende, perché le cose che vede forse, anzi, sicuramente non gli dicono nulla immediatamente. Giovanni invece capisce che il corpo del Signore non è stato trafugato da qualcuno, non è stato portato via e non si è nemmeno rianimato da solo, come da una morte apparente, ma è successo qualcosa di diverso. Lo vedranno poi apparire nella stanza dove erano radunati, pur essendo le porte chiuse. Forse quel corpo ha attraversato il lenzuolo, ha attraversato il sepolcro, ha attraversato lo spazio e il tempo. La sepoltura fu operata quasi certamente da Maria, la sua madre, da Nicodemo e anche da Giuseppe d'Arimatea. E sulla sindone vi sono evidenti prove che quell'uomo è un cadavere. Ci sono le prove della rigidità cadaverica e non c'è nessuna traccia dei fenomeni putrefattivi che iniziano, lo sappiamo, la scienza ce lo dice, in un determinato momento. Lo studio dei coaguli ematici e del tempo corrente, perché attraverso il fenomeno della fibrinolisi si trasferissero sulla stoffa, da questo studio si deduce che il corpo è stato avvolto nel lenzuolo non più di 2 ore e mezza dopo la morte e che ci sia rimasto avvolto per 30-36 ore, durante le quali non ebbe inizio appunto la putrefazione. E questa coincidenza temporale con i Vangeli è praticamente perfetta. La sindone è lo specchio della passione, ma in qualche modo possiamo dire che allude alla resurrezione, perché attraverso la sua reale immagine misteriosa noi possiamo dire che questa sia una presenza mancante. Certo, la sindone non è la prova della resurrezione, c'è forse una prova della resurrezione, ma ha una certa attinenza, perché nei racconti della resurrezione riportati dai Vangeli questa attinenza c'è e i racconti rappresentano la storia. La fede ha necessità della storia e la trascende. La sindone, come i Vangeli, ci parla della storia di Gesù Nazareno, ma la trascende appunto, perché in essa, come nei Vangeli, essa ci sfugge. È una storia descritta, quella di Gesù, ma è anche nascosta. Nascosta per le incongruenze che troviamo nei testi evangelici, anche per le molte cose che non capiamo e non conosciamo. Nascosta anche se tutto è già stato rivelato.